Salve ragazzi e benvenuti a PlayStation Update, la rubrica video di EveryEye.it che di settimana in settimana vi tiene informati su tutte le nuove uscite del PlayStation Network e vi dà i nostri personalissimi consigli per i vostri acquisti digitali. La novità più importante di questo update è senza ombra di dubbio Watch Dogs, già disponibile per il download su PlayStation 3 e PlayStation 4. Il gioco ormai lo conosciamo tutti, si tratta di un particolare free roaming basato sulla meccanica dell'hacking, tramite la quale saremo in grado di utilizzare le infrastrutture cittadine come più ci aggrada. Pur non presentando un comparto narrativo ispirato, l'ultima fatica di Ubisoft Montreal eccelle nel gameplay e nella mole assolutamente smisurata di contenuti. Avremo accesso a tantissime tipologie di missioni secondarie e incarichi che riescono quasi del tutto a scacciare lo spauracchio della ripetitività insito in ogni esponente del genere. Peccato solo per un comparto grafico non certo in linea con le aspettative. A partire dal 30 maggio è disponibile Worms Battleground, nuovo titolo della celebre serie strategica che sarà rilasciato anche in versione retail. Il gioco proporrà un'intensa campagna single player, composta da ben 25 missioni e 10 Worm Ops, ossia incarichi contro il tempo ambientati in 5 scenari differenti. Grande attenzione è stata dedicata al comparto multiplayer che permetterà battaglie campali a 4 giocatori sia in locale che ovviamente online. Presente infine il supporto ai clan, mentre ritorna anche il richiestissimo editor di livelli. Ace Combat Infinity è finalmente disponibile in esclusiva su PlayStation 3. Il nuovo capitolo della saga Project Aces abbraccia questa volta un inedito modello free-to-play che mira a rendere il titolo più accessibile ad un numero maggiore di utenti. La produzione includerà una campagna single player completamente gratuita, che sarà tuttavia più simile ad un grande tutorial che consentirà ai giocatori di allenarsi in vista del multiplayer competitivo. Sarà proprio quest'ultimo aspetto, infatti, alla base dell'intera esperienza di gioco. Per affrontare i nostri nemici dovremo però avere del carburante nel nostro aereo ed una volta esaurito non ci resteranno altre possibilità che comprarne altro o attendere un certo lasso di tempo prima di avere il serbatoio nuovamente pieno. Un progetto sicuramente interessante che soprattutto per via della sua natura si presta a partite veloci e rapide. Dopo quasi un anno dall'annuncio ufficiale, finalmente Borderlands 2 fa la sua comparsa su PlayStation Vita. Purtroppo però non arriva nel migliore dei modi, in quanto la versione portatile del capolavoro di Gearbox presenta vari problemi di natura tecnica. Framerate instabile, generale imprecisione dei comandi ed un comparto tecnico ovviamente meno rifinito rispetto all'edizione per console. Il gioco, tuttavia, potrebbe risultare interessante a chi fosse interessato al vantaggio della portabilità, ma prima di un ipotetico acquisto consigliamo caldamente di valutare con attenzione le problematiche che abbiamo appena citato. Sempre su PS Vita arriva Lemmings Touch, ultima fatica della software house D3T, disponibile sullo store al prezzo di 9,99€. Ciò che rende particolare questo episodio è lo sfruttamento delle caratteristiche di PlayStation Vita. Come facilmente si può intuire dal nome del gioco, infatti, sono stati implementati dei comandi touchscreen, che metteranno letteralmente il destino dei piccoli protagonisti nelle nostre dita. L'offerta si presenta piuttosto ricca, dato che il gioco includerà ben 100 livelli. Chiude il cerchio la presenza di sfide e obiettivi disseminati in tutto il gioco, che una volta completati ci garantiranno l'accesso a tantissimi costumi diversi per i nostri Lemmings. Axis Game ha finalmente pubblicato su PlayStation Vita il gioco di ruolo giapponese Mind Zero. Chiunque abbia giocato ad un qualsiasi persona troverà più di qualche semplice somiglianza con il titolo in questione. Anche qui, infatti, il combat system è basato sull'evocazione di potentissimi spiriti, che saranno fondamentali per il buon esito del combattimento. Il titolo è un esponente del genere che mette in mostra la sua anima fieramente nipponica e potrebbe quindi rappresentare un prodotto interessante per tutti gli amanti delle produzioni spiccatamente orientali. In occasione del 75° anniversario di Batman, Sony Computer Entertainment ha previsto tantissime offerte dedicate ai giochi dell'uomo pipistrello. È possibile infatti acquistare la trilogia di Batman Arkham a prezzi davvero incredibili, ossia 4,99€ per Arkham Asylum, 4,99€ per Arkham City e 14,99€ per il più recente Origins. Ma le promozioni per il compleanno dell'eroe non si limitano soltanto ai giochi in cui Batman è protagonista. Vi segnaliamo infatti che Injustice è acquistabile al prezzo scontato di 7,49€ nella sua versione standard PlayStation 3. Anche la Ultimate Edition uscita su PS4 subisce una consistente riduzione di prezzo ed è disponibile a 14,99€ al posto degli originari 59,90€.
A chiudere gli sconti dedicati all'uomo pipistrello ci pensano le versioni PlayStation 3 e PlayStation Vita di Lego Batman 2 DC Super Heroes, vendute rispettivamente al prezzo di 7,49€ e 6,19€. Per questa settimana è tutto, noi con PlayStation Update ci vediamo come sempre il prossimo venerdì. Ciao a tutti!